Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. Padre Pio è un personaggio che suscita simpatia perché non amava fare l'eroe. Nonostante accettasse di condividere il Calvario di Gesù, si lamentava perché quelle ferite gli facevano male. Ecco, Padre Pio metteva il calice e poi copriva le mani in questo modo e toglieva i guanti. Ecco, io ricordo che facevamo in modo per accomodare il calice, facevamo in modo da farlo cadere e così potevamo vedere le stimmate senza i guanti. A fine messa, ecco, chi aveva servito la messa aveva, diciamo, il privilegio di baciare la mano di Padre Pio senza i guanti. Era un momento molto bello perché si poteva vedere la piaga. Io ricordo di aver visto una grande crosta rotta e magari per infissirsi il sangue vivo. E dopo aver baciato la mano di Padre Pio, la diedi a un signore che era a fianco a me, il quale non si aspettava il mio gesto. E questo signore prende la mano di Padre Pio, preso dall'entusiasmo, gliela stringe e Padre Pio, proprio mi ricordo, saltò da terra gridando: mi fai male, mi fai male.